Un posto al sole anticipazioni. Trama puntate, dal 20 al 24 marzo 2023. Alberto e Diana, nuova coppia? Lunedì, 20 marzo 2023. Silvia sta vivendo un periodo davvero buio in quanto è ancora alle prese con la crisi economica del caffè Vulcano. La donna è alla disperata ricerca di più soluzioni per uscirne al più presto. Intanto Alberto Palladini si ritrova sempre più vicino all'architetta che dovrà occuparsi della ristrutturazione e dell'ampliamento dello studio legale, ovvero l'affascinante Diana Dalla Valle. Roberto propone a Marina di trascorrere una serata al circolo. In questo modo potranno concentrarsi sul loro rapporto e distrarsi dalle continue intromissioni di Lara Martinelli che sta usando il piccolo Tommaso per tenere il tycoon legato a sé. Bice Cerruti mette la pulce nell'orecchio a Mariella, spostando così la sua attenzione sulle frequenti uscite di Guido e Michele. I due stanno organizzando qualcosa a loro completa insaputa? O nascondono un segreto? Martedì, 21 marzo 2023. Alberto sembra essersi dimenticato di Clara ed è pronto a prendere in mano le redini della propria vita riaffermandosi sia negli affari che come abilissimo seduttore. Continuano intanto per Silvia le forti pressioni sulle decisioni da prendere riguardo al suo bistrò. Le tasse da pagare sono altissime e, con le ultime entrate, la donna non riesce a coprire lo stipendio dei dipendenti. Persistono anche i tentativi di Lara Martinelli di seminare zizzania nel rapporto Roberto e Marina, quest'ultima sempre più intollerante verso le provocazioni della sua rivale. L'imprenditrice si è accorta di come si servi del bambino per spostare su di sé l'attenzione di Ferri. Scoprirà anche il suo segreto? Mariella fa varie proposte a Guido in vista della prossima vacanza estiva. L'uomo, però, non sembra mostrarsi particolarmente né entusiasta né interessato. Perché? Mercoledì, 22 marzo 2023. La crescente sintonia instauratasi tra Eugenio e la collega Lucia Cimmino scatena non poche gelosie in Viola, il che la porta a riflettere anche su una possibile riconciliazione col marito. Avrà già gettato nel dimenticatoio Damiano Renda e quel che è stato con lui? Otello è ormai deciso ad aiutare Silvia con le sue esigenze economiche. Per farlo, tuttavia, l'uomo preferisce non vendere la casa dell'amata Teresa ad Indica ma arriva a chiedere un prestito ad un suo caro amico. Silvia se ne accorgerà? Nel frattempo, Renato rimane piacevolmente impressionato dalla cura e dall'efficienza dimostrata da Rosa nel sistemare la terrazza di Palazzo Palladini, nonché la casa del figlio Nico. L'uomo arriva anche a cambiare idea sul suo conto, ritenendo che i suoi comportamenti, spesso aggressivi, siano in parte collegati al suo difficile e turbolento passato. Giovedì, 23 marzo 2023. Viola si ritrova bloccata di fronte a un bivio. Da una parte vi è l'attrazione mai spenta per Damiano Renda, dall'altra il forte legame verso suo marito. La donna inizia a sentire nostalgia dei primi tempi passati insieme. Il magistrato, però, è veramente stanco e non sembra più intenzionato a concederle altro tempo per riflettere sui suoi sentimenti. Crescono, intanto, i dubbi di Nico sull'effettivo costo previsto per la ristrutturazione dello studio legale, preso in carico dall'architetta Dalla Valle. Nel frattempo, la collaborazione tra Alberto e Diana non sembra fermarsi, anzi. I due sono fortemente attratti l'uno dall'altra. A Palazzo Palladini, Renato è in forte crisi di fronte alla richiesta di prestito mossa da Otello. Allarmato, l'uomo chiede subito l'aiuto di Raffaele per tirarsene fuori. Alla fine, Silvia scoprirà tutto? E se sì, come reagirà? Venerdì, 24 marzo 2023. Manuela ha appena portato a termine il suo esame, motivo per cui Samuel e Micaela fanno di tutto per convincerla ad uscire con loro per bere qualcosa, senza ovviamente fare tardi. Peccato che le cose non vanno come previsto e, in serata, tocca a Serena trovare al più presto un rimedio per aiutare la sorella. Giunge, come un fulmine a ciel sereno, la proposta di separazione di Eugenio nei confronti di Viola. Malgrado la donna prenda tempo per preservare il bene di Antonio, una decisione va presa nel più breve tempo possibile. Alla fine, il loro matrimonio è arrivato veramente al capolinea o può essere ancora salvato? Damiano e Lucia sono davvero importanti per loro? Alberto sembra essersi completamente dimenticato di Clara. Nico teme che l'ammodernamento dello studio non sia la soluzione giusta per lui ed il suo socio.
anticipazioni, un posto al sole. Sarà una settimana all'insegna delle tensioni, per molti personaggi. Marzo 23 è agli sgoccioli e le puntate che segneranno la fine di questo mese molto intenso per i protagonisti della soap saranno all'insegna dei colpi di scena. La morte di Teresa, la fine del processo a Lello Valsano, la crisi del caffè Vulcano, la ricomparsa di Lara. Cos'altro accadrà in vista della primavera? Ebbene, vi annunciamo che la tensione tra Viola ed Eugenio salirà alle stelle, soprattutto quando tra il magistrato e la collega Lucia inizierà ad instaurarsi un'affinità sempre maggiore. Continueranno, intanto, i problemi di Silvia. Nessuna iniziativa sembrerà riuscire a rilanciare il suo bistrò. In suo soccorso interverrà Otello che, però, proverà ad estinguerle dei debiti ricorrendo ad un aiuto economico fuori dalle sue reali possibilità. Prima deciderà di vendere la casa di Teresa a Indica. Poi cambierà idea e chiederà un prestito altissimo a Renato che, preoccupato, chiederà consiglio a Raffaele. Insieme, riusciranno a fargli cambiare idea? Ma ancora. L'intolleranza di Marina nei confronti di Lara raggiungerà il culmine. La Dark Lady sarà sempre più presente nella vita di Roberto, arrivando a destabilizzarlo non poco. Problemi in arrivo anche per Nico e Alberto. Se da una parte il primo non sarà affatto d'accordo con le idee dell'architetta Diana Dalla Valla riguardo ristrutturazione dello studio legale, dall'altra il Palladini sembrerà instaurare una vicinanza sempre più pericolosa con questa new entry. Il rapporto con Clara è in pericolo? Vedremo. Anticipazioni, un posto al sole. Alberto e Diana diventano amanti? A un posto al sole, da qualche giorno, ha fatto il suo ingresso un'attrice molto amata dal pubblico delle fiction e delle serie TV, ben nota per aver preso parte anche alla soap di Rete 400 Vetrine, ove ha prestato il volto alla dolcissima Serena Bassani. L'attrice in questione è Sara Zanier che, nella soap di Rai 3, veste invece i panni di un'affascinante architetta di nome Diana Dalla Valle. L'introduzione di questo personaggio è collegato ad un fatto molto particolare. Come sapete, Alberto Palladini intende dare una svolta all'attività che svolge con Nico e cioè vuole ampliare e ristrutturare lo studio legale per fargli acquisire una immagine più prestigiosa. Come stiamo vedendo, a gestire la ristrutturazione è Diana Dalla Valle che, a breve, incontrerà Alberto e lo tranquillizzerà sul fatto di poter ottenere un ottimo risultato con l'ammodernamento del locale attuale. Gli dirà che non c'è alcun bisogno di cambiare location, così come inizialmente l'uomo aveva proposto a Nico. Il Palladini e Diana passeranno molto tempo insieme e manifesteranno, sin dai primissimi istanti, una reciproca simpatia, scoprendo per giunta di avere non poche cose in comune, soprattutto a livello di esperienze fatte e di amicizie coltivate. I due, poi, decideranno addirittura di andare a pranzo insieme. E vedremo che il Palladini si comporterà davvero seduttore. Dunque, che cosa accadrà a questo punto? Diana diventerà la sua amante? E Clara? Ci aspettano puntate all'insegna dei colpi di scena, non perdetele perché qualcosa bolle in pentola anche per la Curcio. Anticipazioni, un posto al sole. Eugenio pronto a chiedere la separazione a Viola? E adesso voltiamo pagina e soffermiamoci sul personaggio di Viola Bruni. Nella sua vita, a seguito della crisi innescatasi nel suo matrimonio con Eugenio Nicotera, è subentrato l'affascinante agente di scorta Damiano Renda, con il quale di recente c'è stato anche un bacio molto appassionato. A breve, però, la nostra amata protagonista farà dietro fronte riguardo ai sentimenti segreti per il bel poliziotto e, attraverso un dialogo, capiremo qualcosa di sconvolgente. Viola, in realtà, non ha mai veramente dimenticato suo marito Eugenio ed ha nostalgia dei vecchi tempi. Ma ancora. Presto la professoressa inizierà a fiutare qualcosa di strano nell'aria e sarà sempre più gelosa di Lucia Cimmino, il PM che abbiamo conosciuto per via del processo contro Lello Valsano. Ebbene, rumoreggia che Nicotera si accorgerà di non essere affatto insensibile al fascino e al carisma di questa new entry. Di conseguenza, cosa accadrà? Le anteprime indicano che Eugenio, sorprendentemente, deciderà di non essere più accondiscendente nei riguardi della consorte. Ed anzi, i suoi comportamenti, la sua eterna indecisione, la sua confusione, cominceranno a stargli stretti. Tutto questo, inoltre, lo porterà ad avvicinarsi tantissimo a Lucia. Dunque, che cosa succederà? Spoiler indicano che, a chiedere la separazione, sarà proprio il magistrato, determinato più che mai a dare una svolta alla sua vita ed a gettare nel dimenticatoio il passato. Si arriverà per davvero al the end tra loro? Vedremo.
anticipazione un posto al sole ed interviste. Luigi Di Fiore confessa: io e Marina Tagliaferri abbiamo un'alchimia particolare, una bellissima connessione. Luigi Di Fiore che, dopo circa 20 anni di assenza, è tornato ad interpretare il dottor Luca De Santis. In una recente intervista, l'interprete ha spiegato di essere felicissimo di essere ritornato in quel di Palazzo Palladini in quanto ha sempre considerato un posto al sole, una grande famiglia, la sua seconda casa. Ha aggiunto che il 2023 è cominciato in maniera magica. Per un posto al sole, ha rinunciato ad una opportunità importantissima, ovvero recitare presso il Teatro Greco di Siracusa per interpretare Prometeo incatenato di Eschilo per la regia di Leo Muscato. Luca, nella soap di Rai 3, ha avuto diverse storie d'amore. Ad esempio con la poliziotta Giovanna, con la ex di Alberto Palladini Sonia Campo, con Jasmine, una prostituta sottratta alla strada che venne poi uccisa il giorno del matrimonio e, infine, con Giulia, interpretata da Marina Tagliaferri. Con quest'ultima ha vissuto una relazione breve, ma intensa, che non ha mai veramente dimenticato. Ad oggi, i fans della serie partenopea sperano in un ritorno di fiamma tra la Poggi e Luca. Il ritorno del dottore, infatti, non ha lasciato indifferente la mamma di Nico con la quale il medico, prima di lasciare temporaneamente Napoli per un impegno, ha avuto anche un colloquio chiarificatore. A tale riguardo, Di Fiore ha ammesso che lui e Marina Tagliaferri hanno un'alchimia particolare sul set, una bellissima connessione. Purtroppo, non può anticipare nulla, se non il fatto che il suo personaggio non è più sposato con Sonia Campo, con la quale ha lasciato la città circa 20 anni fa. Luigi non ha mai nascosto di aver sofferto tantissimo quando ha dovuto dire addio al suo personaggio. Luca gli è mancato tantissimo. E, felice di averlo ritrovato, in questo momento particolare della sua vita e di saperlo in forma. I colleghi di Un Posto al Sole, con i quali non ha mai interrotto i rapporti nel corso di questi lunghissimi anni, gli hanno riservato una calorosa accoglienza. Dunque, cosa dobbiamo aspettarci? Un ritorno di fiamma tra l'uomo e Giulia? Ne riparleremo prestissimo. Anticipazioni Un Posto al Sole ed interviste. Riccardo Polizzi Carbonelli svela: la svolta buonista durerà poco. Uno dei personaggi più amati di Un Posto al Sole è sicuramente il tycoon Roberto Ferri, interpretato da Riccardo Polizzi Carbonelli. Imprenditore cinico, affascinante e spregiudicato, sembra essersi ammorbidito col tempo grazie all'amore per i suoi figli e per Marina Giordano, la donna della sua vita. Di recente, l'attore è intervenuto sull'argomento, affermando che la svolta buonista del suo personaggio durerà poco perché il suo buonismo è limitato soltanto alla donna che ha sposato, ovvero Marina, ed al piccolo Tommaso che, come ben sappiamo, in realtà non è suo figlio, ma è stato adottato illegalmente da Lara. A breve, però, conosceremo nuovamente il lato tagliente e brusco di Ferri, da cui ci si può aspettare di tutto. Ora lo vediamo più disponibile al dialogo, con un forte desiderio di viversi la sua love story con la Giordano. A breve, le cose cambieranno. E il tutto sarà collegato proprio a Lara ed al piccolo comprato sul mercato nero. Attualmente, Roberto si sta rivelando come un padre amorevole e premuroso. Come spiegato da Riccardo, Roberto, occupandosi di suo figlio a tempo pieno, sta cercando di espiare gli errori che ha commesso in passato con gli altri figli. Sta, dunque, cercando di recuperare terreno. Lara, inoltre, per far presa su di lui, ha chiamato l'ultimo arrivato, Tommaso, proprio come il figlio che l'imprenditore ha perso in circostanze oscure e tragiche. E ci chiediamo, come e secondo quali modalità la verità sul bambino verrà a galla? Quando Roberto scoprirà di essere stato ingannato? Al momento le trame sono top secret, ma tutto lascia pensare che a breve accadrà qualcosa e che un incontro particolare porterà uno dei personaggi coinvolti in questa vicenda a porsi dei leciti interrogativi. Polizzi Carbonelli, infine, ha speso parole dolcissime anche per Nina Soldano, definendola come una meravigliosa compagna di viaggio. Ultimamente, inoltre, lui e Marina stanno cercando anche di far ridere un po' il pubblico, dimostrarsi meno impostati e più spontanei, senza drammi. Insomma, non resta che attendere i prossimi episodi per scoprire come e se Roberto e Marina perverranno alla macchinazione di Lara. La soap napoletana è pronta a sorprenderci ancora, con vicende ricche di suspense. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.